Il Piemonte e Cuba, due popolazioni che dalla pandemia hanno trovato lo stimolo per rafforzare i legami, lavorare e progettare insieme. La conferma nell'incontro a Palazzo Lascaris, nel quale il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Mauro Salizzoni, hanno ringraziato José Carlos Rodríguez Ruiz, ambasciatore a Roma, per l'impegno dei 38 sanitari della Brigada Henry Reeve che nei mesi caldi del Covid hanno lavorato alle OGR. Uno spirito di collaborazione che offre nuove opportunità in una fase di sviluppo, ma che ha già solide radici. Da alcuni anni si stanno verificando cambiamenti importanti nel modello economico e sociale cubano e si aprono delle opportunità. Io credo che non soltanto possiamo parlare di economia, sino anche di cultura. I rapporti sono molto, molto importanti. A Cuba, per esempio, è una famiglia piemontese, la Pogolotti, che è fondamentale per la nostra cultura. Dino Pogolotti, un piemontese, ha creato all'inizio del secolo XX a Cuba il primo quartiere operaio dell'America Latina, a La Habana, che è stato il padre di uno dei più importanti pittori cubani del secolo XX, Marcello Pogolotti, e il nonno di una delle più importanti scrittrici e intellettuali cubane, Graziella Pogolotti, ancora viva, fondamentale per la nostra cultura. Non solo la cultura accomuna a Cuba e il Piemonte, il ricordo del vicepresidente Salizzoni, che con i colleghi medici d'oltreoceano ha vissuto una fase particolarmente importante della sua carriera professionale. Ho ricordato come con i medici cubani ho iniziato in Vietnam l'attività del trapianto di fegato tanti anni fa, all'inizio degli anni Ottanta. Eravamo lì tutti ad imparare la grande chirurgia epatica del grande maestro Tong Tat Tung. E da allora i rapporti con Cuba non si sono mai interrotti sotto nessun aspetto. Il ritrovarsi in questa veste ufficiale in qualità di vicepresidente mi ha davvero colpito e commosso.